Amici di Le Sue News 24, buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news, apertura dedicata ad una notizia di cronaca. Macabra scoperta nel tardo pomeriggio di ieri, un'anziana signora è stata infatti trovata carbonizzata all'interno della sua abitazione di Novoli. Forse a causare il fatale rogo una sigaretta caduta per terra, dopodiché le fiamme, le indagini sono in corso e i carabinieri di Campi Salentina stanno lavorando per confermare la pista dell'incidente domestico. Incendio tra Lido Marini e Torre Mossa ed evacuato un villaggio turistico. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri e le operazioni da parte dei caschi rossi sono state rese difficili dal vento che spirava molto forte. Si tratta dell'ennesimo caso in quest'estate 2016. I carabinieri del NAS di Lecce hanno effettuato dei controlli presso due strutture, secondo quanto sostengono i militari, sarebbero entrambe case di riposo abusive. Nel primo caso a Lecce non era ancora stata concessa l'autorizzazione, nel secondo invece a Monteroni la contestazione ha riguardato una presunta assistenza infermieristica del personale senza qualifica. La Municeggia ancora protagonista a Cannole per la festa dedicatale nel bel mezzo dell'estate. Questa sera è prevista l'ultima tappa della sagra che nei tre giorni ha entusiasmato salentini e vacanzieri assicurando tanta buona musica, ma soprattutto il top gastronomico di una delle pietanze più apprezzate nel Salento. David Guetta, il DJ più famoso e acclamato al mondo, era ieri al Parco Gondar di Gallipoli per la rassegna musicale dell'estate 2016. Una serata che ha letteralmente fatto impazzire i fan accorsi numerosi all'evento per ballare sui ritmi e le note fatte partire dalla sua postazione musicale. Ad aprire la serata, tra gli altri, c'era anche il salentino e promettente Walter Surai. Genoa-Lecce finisce 3-2, ma i giallorossi spaventano i grifoni. Di Lepore e Toromino i gol salentini, passati in svantaggio gli uomini di Padalino, prima pareggiano con il capitano e poi passano in vantaggio con la punta calabrese. Nel giro di pochi minuti però i rossoblù prima raggiungono il pari e poi chiudono la partita, ma il Lecce è fuori dalla Coppa a testa alta. Bene, terminano qui anche per oggi le nostre breaking news, grazie per essere stati in compagnia di Lecce News 24, vi ricordiamo che tutte le altre notizie sono leggibili sul nostro sito internet www.leccenews24.it anche in versione mobile, grazie e arrivederci.